Ciao, buon pomeriggio, sempre lo stesso giorno sto registrando. Vi avevo promesso che vi dovevo girare un altro video perché, come nel video precedente di oggi, voi vedrete, vabbè, questo lo vedrete più in là, ma lo svuoto la spesa credo che ve lo metterò sabato 4 settembre. Perché c'è una cosa, un'offerta che così voi lo sappiate. Vabbè, credo che siete informati delle cose che ci sono da Eurospin, però ve lo metto credo domani. Allora, vi avevo promesso che vi dovevo girare un video. Era andata a fare, diciamo, a comprare un regalo a mio papà che oggi fa il compleanno, ma nel frattempo, dato che ero nella cittadina, in Mongoldiale, sempre là dove ho comprato il regalo a mio padre, mi sono presa delle cose intime, perché non bastano mai. Allora, innanzitutto questo. Vabbè, ho preso un reggiseno di questo qua, Brasser, che io ormai utilizzo sempre solo di questo genere. È comodo, non si rovina, non uso più quei reggiseni classici con le attaccature di dietro, le cose. Questo è comodissimo, senza coppe, semplice. E ho preso... Ah, pensavo che avessi preso non nude, no, ho preso nero. Ed è costato 4,50 euro. Questo qua nella raffigurazione della modella, non c'è bisogno che lo apro perché sembra semplice. Poi ho preso delle brasiliane, sono tre paia, e qua se ne vede solo un tipo, e sono della cotonella, io ormai li prendo solo di cotone perché mi trovo benissimo con il cotone. E sono invisibili, qui c'è scritto. Vabbè, sono costate 5,90 euro, magari ve li mostro, ve li faccio vedere, sono la taglia, la quarta. La quarta. E ho preso, cioè c'è questa trilogia, questo tris. Ho scelto questi colori. Questa è la mutandina con le righe. Questo è un rosa, una specie di rosso più scuro, anche se qua dalla luce sembra più chiaro, ma è un rosso più scuro, sempre con questa, diciamo, fantasia. E poi questi qua sono belli questi con il fondo grigio perla e poi con le righe rosa, molto carine. Non passano mai le mutandine veramente. Ora li ripongo qui, poi comunque se li devo usare li devo lavare, però per ora li tengo da parte, appena è così li lavo e li comincio a utilizzare. Poi li sistemo bene. Quest'altra collanina. Poi ho preso dei calzini per mio marito che non bastano mai, ma quanti paia sono? Ah, bene! Sono 5 paia, pensavo solo 3, sono 5 paia e vanno dalla 40 di misura a 46, sono di Pierre Cardin, forse qua è nascosta la marca, sì, Pierre Cardin. Sono un grigio, un blu. Mi pare un blu scuro. Purtroppo ci sono pure bianchi, ma che posso fare? Neri e blu. Quello è sempre nero là. Non lo so, lui non bastano mai. Ancora prendo i fantasmini. Poi quando si farà inverno, gli prenderò quelli là, i calzini più lunghi. Questi sono costati 5 paia, 5 euro, perciò 1 euro a paio, pensate un po'. Questo per mio marito, i boxer da lì nel negozio non li prendo mai perché costano un botto. E comunque non ci ho mai fatto caso perché comunque ne ha boxer. Invece io mi sono preso un pigiamino perché quelli che ho comprato dai cinesi, che ormai sto utilizzando la canottiera normale, quella intima, e i pantaloncini, non metto più neanche il di sopra del pigiama perché mi fa caldo. Ancora mi fa caldo nella mia stanza da letto, perciò si sono tutti rovinati. Purtroppo queste cose dei cinesi costano, cioè valgono quanto costano, costano poco se risparmiate, ma diciamo che non risparmiate tanto perché si spaccano, almeno a me mi si rovinano in fretta, perciò li devo ricomprare. Perciò quasi quasi è meglio che si compra un pigiamino, diciamo, anche più carino, che costi un poco di più, magari ci dura nel tempo. Pensate un po' che quello, uno che ho, sia anche un po' si è scolorito e si è anche bucato.
Però io ancora questo lo devo levare, perciò non lo posso indossare stasera. È del marchio Irge ed era in promozione, costava 12 euro mi pare. 12,90 euro per la precisione. C'era nella fantasia fucsia che era bellissimo e poi c'era blu. E io mi stavo prendendo il fucsia, ma poi ho detto, ho visto questo blu, io adoro il blu. E me lo sono preso blu. Tanto per cambiare, no? Poi mi è piaciuto perché c'era raffigurato il cagnolino. Che più che un cane mi sembra una pecora, sinceramente. Boh. È carino. Poi questa, diciamo, questa combinazione è blu e rosso mi piace un sacco. Ho preso la L. Allora c'è la maglietta con la manica corta. Ve la faccio vedere bene. Così è bella ampio, ho preso la L per essere più comodo. E poi ha sia il pantaloncino, questo di qua, con il fondo blu e cuoricini rossi. Io però un po' mi sono pentita, devo prendere quello fucsia di sopra, vabbè. E poi ci sono i pantaloni lunghi per quando poi viene più fresco. Non li apro del tutto, ma ve li mostro che hanno la stessa fantasia del pantaloncino. E la signora mi ha consigliato di prendere questo perché aveva il tris, cioè il pantalone lungo, i pantaloncini e la maglietta con le maniche corte. Mi ha consigliato questo perché era in promozione ed c'erano tutti questi dettagli. E niente, ora lo poso, lo piego e ora poi lo laverò ormai domani e poi lo indosserò nei prossimi giorni. Per ora mi metto quelli che ciò che un paio di pantaloncino lo devo lavare, un altro è asciutto ma che fa schifo, ma veramente lo devo buttare. Comunque, questo è tutto dal negozio di Intimo. Veramente dovevo prendere pure delle lenzuola matrimoniali, però io ho il letto molto grande, diciamo, una bella. Una volta ho preso delle lenzuola lì da loro che costavano in offerta 10 euro, però ci stanno piccole. Io le metto lo stesso, ma escono di fuori dagli angoli dove c'è l'elastico, escono. E si vede il coprimaterasso, insomma, uno schifo. E perciò lei me le stava mostrando questi qua da 10 euro. No, ma la stessa fantasia di quello che ho preso, solo che era sul grigio. E poi lo stesso, sì, perché mi ha detto le misure e poi mi ha fatto vedere le altre lenzuola che costavano un po' di più ed erano più grandi, 26 euro o 22, un paio 26, uno 22. Solo che io ho preso tutte queste cose, perciò ho lasciato perdere. Ma la prossima volta ci vado e me lo compro perché ho bisogno di lenzuola. E niente, allora. Per quanto riguarda l'intimo, è tutto qui. Poi, dove ho parcheggiato la macchina? C'è di fronte Calliope, che è un altro negozio di abbigliamento. Calliope Outlet, per essere precisi. Allora, ci sono entrata, curiosa, come una scimmia, come sempre. Ho preso delle cosine per mio marito. Cose che non trovavo negli altri negozi. E poi, allora, ho speso 30,95 euro. No, 30, sì, più altri 5, non lo so, insomma, 30,95 euro. E ho preso. Vi mostro anche le cose di mio marito. Sto prendendo pure altre cose. Allora, sempre cose scontate. Ho preso per mio marito questa maglietta che è da tempo che mi dice gli piacerebbe, diciamo, una magliettina così fiorata che stanno usando queste cose, ma ormai sono con lo sconto. E questa era la taglia S, che comunque è Calliope, questa è grande, infatti non mi sembra una S normale, mi sembra una S abbondante. E gliel'ho presa perché comunque scontato mi veniva a 2,99 euro. Poi ci ho prurito. Che costava in origine 12,99 euro. E invece ora mi veniva 2,99 euro perché li devono togliere. Comunque devono togliere la merce estiva. E gliel'ho presa. Non so se ci rimane per l'anno prossimo o meno. Lui li buca
andando al lavoro queste magliette fanno, non so se lo userà per lavoro oppure per così. Poi finalmente ci ho trovato un altro paio di pantaloncini jeans a ciclisti, che ma non li trovo più in nessun posto, perché ce li ha tutti, diciamo, usati, molto di più li usa per il lavoro, ma ora per uscire ne ha solo due paio, un paio di jeans e poi forse altri due di stoffa. E dato che ho trovato la misura, gliel'ho presi, la 44, hanno questo lavaggio un po' più chiaro e questo scontato mi veniva col 50% di sconto 12,99 euro, 13 euro. Che io certe volte il primo paio che ci ho preso quest'anno, dove ho visto senza sconto, mi sono costate 19 euro, quasi 20 euro. E poi mi sono presa delle magliette, perché vi devo dire la verità, stamattina, prima di uscire, ho guardato delle magliette che mi ero comprata tempo fa dai cinesi. Io mi devo togliere il vizio di comprare delle cose dai cinesi, perché forse c'ero andata e mi dovevo comprare dell'intimo in quel negozio grande, però non lo so, la qualità del tessuto, le misure non corrispondono, insomma, mi stanno però. Non è che mi piacciono assai, ce n'è una che non ho provato e altri due li ho provati, insomma, non mi hanno fatto impazzire come mi stavano, ma me li metto lo stesso. Perciò mi sono munita, mi sono presa altre magliette che ora poi mi serviranno. Le magliette. Ma come sono queste magliette? Ah sì, con la manica corta. Io ho preso la M mi sembra grandissima, ma vabbè, mi sono, perché di solito certe volte prendo anche la L, ma già la M mi sembra grandissima. Comunque c'era questo colore e mi è costato 3,99, 4 euro questa qua. Anche su ora, poi quando farà più fresco, alle volte mi metto i jeans, che mi ero comprata quei jeans da Zuki, che non mi stanno, diciamo, non mi stanno pesanti sulle gambe, le sopporto, sono buone. Oppure anche sui leggings, intanto devo avere delle magliette che mi stiano. E ho preso questa, poggio qui, e poi ne ho preso un'altra col fondo blu. Queste però mi costate di più, sempre la M. Questa non è unica tinta, il fondo blu, e poi qua c'è una scritta, ma tanto per cambiarsi, carina così. E mi è costata questa, vabbè, manco tanto, 4,99 euro, pensate un po'. È sempre la M, niente di particolare, una magliettina semplice semplice, e così uno si può cambiare, perché quelle di l'anno scorso, quella con gli occhietti e bellina con le ciglia, ormai si è scolorita, è diventata vecchia, non la posso mettere manco per casa. Questa ormai la metto per casa. Poi mi sono presa degli accessori, c'era il reparto degli accessori e mi ha colpito. C'era la parte dove c'erano i cerchietti, che io non ne uso tanti, forse un po' d'inverno, sì. Mi è piaciuta la trama, così non è maculata, ma è, come si dice, questa trama in questo modo. Mi è piaciuta tanto. In origine costava 7,99 euro, 8 euro, manca a farli. Poi con lo sconto 3,99 euro. Allora io me lo sono voluta prendere. No, non mi viene comunque. Mi è piaciuto anche perché ha quel colore chiaro. E mi prende, e ho preso questo. Poi stavo pagando, quando mi sono girata sempre in quel reparto, io ho visto il reparto della Bijou, gli anelli, che io di solito anelli porto la fede. È questa che me l'hanno regalato quando ho fatto 18 anni, durante, diciamo, ho fatto la festa, la mia compagna di banco, dove andavo io al magistrale, e ce l'ho veramente, la porto con tanto affetto questo anello, e non ne sto portando più, perciò mi hanno colpito questi anelli, che dice che sono misura unica, non lo so, guardate un po', io ancora non ve li ho mostrati. Questi di qua, c'è, cioè questo con questa specie di pietra, e queste, diciamo, si possono definire fedine. Sono costate con lo sconto 2,99 euro, 3 euro.
Perciò ho detto avanti, perché non, è da tanto che non compro anelli, non ne indosso. Poi c'è questo qua, questo cerchio tipo a pietra, così, non è pietra. Chissà se si anneriranno, boh. Comunque, intanto li ho presi, ogni tanto li dovrò provare. E da lì io poi ho finito. Ripongo tutto nella busta. E con quelli io poi ho finito. Sono andata solo in un altro negozio, sempre lì, perché mi sta finendo l'acqua per il corpo, l'acqua profumata, cioè quella della Nani More Muschio. E l'altro giorno, quando sono andata da Acquasapone, quella fragranza purtroppo non c'era, perciò nulla di fatto. E perciò sono andata in questo negozio che una volta, tempo fa, si chiamava Sicurella. Poi si è chiamato Naima e ora si chiama Mabù. Sì, perché c'è l'accento, non lo so, cambiano sempre il gesto. E lì, quest'inverno, ho comprato quello che ho comprato adesso. Un'acqua profumata che ormai non si trova in tutti i posti, ma io non la vedo. L'acqua profumata dell'Acquolina, che voi ben conoscete perché ve l'ho sempre fatta vedere. Questa qua. Fragolina di bosco che mi piace un botto e poi qui c'è anche diciamo il bagno doccia, quello da viaggio e mi piace tanto e il signore mi ha dato pure un campioncino. Poi vi devo dire un'altra cosa, un campioncino, un nuovo profumo di Gucci, non lo so. La confezione con l'acqua profumata mi è costata 9,90 euro. 9,90 euro. Allora, mi ha dato questo campioncino Gucci Flora. Non so se sia, credo, un profumo nuovo. Ora lo spruzzo. Sono le 5 e mezza. Vediamo, provo a spruzzarlo. Wow! Che bello, un profumo ai fiori, come si capisce, diciamo dal nome, perché si chiama Flora, ed è un bouquet Eau de Parfum con gardenia, gardenia blank, gardenia bianca. Mi piace un sacco, io sono difficile per i profumi, ma questo a primo acchito mi piace tanto. È fresco, non è molto intenso, nel senso che disturba il naso, almeno a me non disturba. Chissà quanto costerà la boccetta più piccola, ma non mi interessa, anche perché vi devo dire un'altra cosa. Io, curiosa, ho chiesto al signore quanto costasse la boccetta più piccola di J'adore, che J'adore è il mio profumo preferito. Una volta io compravo il profumo originale sempre. Quando lavoravo in un posto tanti anni fa, me lo compravo sempre, anche se la confezione è più piccola, mi passavo questo piacere. Ora ormai a spendere tutti quei soldi nel profumo non ce la faccio più, non lo so, anche lavorando non so più questa cosa. Ai tempi, la boccetta più piccola, mi pare di 30 ml, quella più piccola, mi è costata in un posto 49 euro. Sapete ora che cifra c'è? Allora, praticamente mi ha detto la confezione più piccola, o se l'ha inventato lui perché lui ci ha pensato, o non lo so. Praticamente la boccetta più piccola costa 65 euro. Vi rendete conto? Perciò cioè, è cresciuto di troppo, troppo, troppo costoso. Ora ci sono gli Up, certo gli Up sono buoni, però non è la stessa, non hanno la stessa durata dell'originale. Mamma mia, questo profumo mi piace tanto, mi assomiglia a qualche profumo già sentito. Ora che si è vaporizzato, mi assomiglia forse non ad Alien. Non lo so, un profumo già sentito, bellissimo. Comunque lo userò il campioncino, ma non lo comprerò. Non lo so, non lo comprerò perché chissà quanto costa. Però mi informerò. Niente, con questo è tutto. Vi ho già riempito le orecchie delle mie chiacchiere e spero che questi acquisti vi siano piaciuti. E so che vi piace stare in mia compagnia seguendo i miei video.
E niente, io per adesso vi saluto e ci rivediamo al prossimo video, che non so che video sarà. Comunque per ora vi abbraccio tutti e state sempre connessi. Ciao!